could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I know what it but it's gonna be great. Pictures of America. Nell'ambito delle serate di Stresa Festival in omaggio ai 100 anni della nascita di Leonard Bernstein, domenica sera al Palazzo dei Congressi di Stresa uno sguardo all'America del Novecento con la soprano Nathalie Dessay, una delle grandi stelle della lirica internazionale, e la Paris Mozart Orchestra diretta da Claire Gibault. Hanno proposto un programma vario con musiche dello stesso Bernstein ma anche di Finzi, Sinatra, Ellington, solo per citarne alcuni. Il concerto è stato accompagnato dalla proiezione delle opere del pittore statunitense Edward Hopper, noto per i suoi ritratti della solitudine nella vita americana contemporanea. Stresa Festival prosegue domani, martedì 28 agosto, quando si spalancheranno le porte di Palazzo Borromeo sull'Isola Bella per accogliere il pubblico in una serata speciale. Rinaldo Alessandrini, alla direzione dell'ensemble Concerto Italiano, proporrà un programma quasi interamente dedicato a Monteverdi con madrigali a palazzo. Quando si parla di madrigale, il primo nome che torna alla mente è appunto quello di Claudio Monteverdi. Il compositore cremonese è stato nel periodo a cavallo tra 5 e 600 uno degli artefici della musica di tutto l'Occidente. Esperto nella complessa arte della polifonia vocale, fautore del recitar cantando, ha introdotto la seconda pratica che ha rivoluzionato lo stile compositivo dell'epoca. Alessandrini, con il suo Concerto Italiano, è oggi tra i maggiori interpreti del genio monteverdiano.